Cuadro del círculo, sí. Muy bien. Y Valeria, bueno, ¿alguna estadística del mundial tenemos o se puede realizar? Se lo dije en español, Allora, pero. io, siccome l'Italia non si è qualificata per la fase finale, sto seguendo un po' l'Argentina perché a fronte della nostra collaborazione mi sembrava carino seguire una nazione che mi ha cercata e voluta. E ora vi dico com'è cambiata la statistica del mondiale. Dalla fase a gironi agli ottavi, che è la fase che inizierà nei prossimi giorni. Allora, parlando di Argentina, era la quinta nazione favorita per il titolo. Visti i risultati delle prime tre partite, rimane tra le favorite, ma con una percentuale di vittoria e di successo molto più bassa, tanto che non è nemmeno favorita nella prossima sfida di sabato con la Francia, perché è quotata al 27%. È più probabile il pareggio che non la vittoria dell'Argentina. E ahimè, è favorita la Francia con un 41%. E questi non sono dati dei bookmakers per i quali si può pagare e scommettere, bensì proprio dal sito della FIFA. Ho trovato questa statistica oggi. Rimane uno dei mondiali più strani della storia. E, per esempio, oggi si è verificata per la prima volta l'eliminazione di una nazione per via dei punti del fair play. È un mondiale strano perché, boh, vabbè, non c'è l'Italia, quindi un po' lo è, ok? Sì, seguro, è stranissimo. Però anche la Germania, che era insomma campione del mondo, è stata eliminata. La Spagna ha vinto campionato del mondo e campionato europeo nell'arco di 2 anni, qualche anno fa, e quest'anno non sta proprio brillando. Io tifo per l'Argentina, poi spero di portarmi bene e spero di essere la tifosa più lontana che avete. Sì, grazie, grazie, sì. Bene, así que 27%, no? 27%. Sì, 27%. E Francia 40 40. Sì. Non importa. Qualche volta se rompe lo pronostico, se. Ma si può ribaltare tranquillamente, perché le serie storiche dicono questo, che con il 25% di possibilità di vittoria, quindi in realtà si è completamente sfavoriti, si può tranquillamente vincere 3-2 ai tempi regolamentari. Chiaro? Sì. È proprio una statistica presa dalle serie storiche, da quando esistono le partite di calcio. Fatta un'osservazione su tutte le partite fatte su tutto il pianeta Terra, si è andato a vedere che con il 25% di possibilità di vittoria, squadre hanno vinto per 3-2. Bene. Quindi io dico, la matematica è dalla nostra parte e il resto lo devono fare i ragazzi. Claro. Y sí, los jugadores, exactamente. Muy bien. Bárbaro. Entonces veremos y esperemos ganar 3-2, entonces, ¿no? Sería un buen resultado. Vincere 3-2 a 2. 1-0 también sería un buen. Sí, 1-0 también, claro, por supuesto. Sí, o por fair play. No, no creo, ahí no, ¿no? Ahí no hay fair play, ¿no? ¿Cómo se definen los octavos de final? Por penales. ¿Por penales? Sí. Y sí, señor. Tiene que ser, ¿no? Sí. Ah, es por penales. Me consta, sí. Te consta, bien, perfecto. Bien, la definición es de
de los partidos por calcio di rigore? Non sai. Per quello si dice, no, per quello si dice sempre che è una lotteria. Al calcio di rigore non c'è probabilità che tenga. Non c'è pronostico, non c'è statistica. C'è il pronostico che io posso comprare dal bookmaker e dire la nazionale argentina vincerà ai rigori, ma non c'è una storia, non c'è una serie storica statistica che disciplini l'attività del calcio di rigore. Bien. E Valeria, cosa è la bookmaker? Bookmaker? Non lo so come si dice in italiano, è quello che lo scommettitore che paga per un risultato. Io vado da un bookmaker, quindi da una persona che riscuote i miei soldi perché io scommetto su un risultato. Ha posto il risultato, ok. Sì, sapete che non so come si dice in italiano, credetemi. No. Voi avete compreso cosa intendo? Sì. La sapuesta, va. Sì. È come una guida. En español tampoco tenemos un nombre para eso. No. Un nombre específico para eso. Depende de qué apuesta levante. Porque no es la persona, ¿no? O es la persona. Es una persona. Sí, no, pero no es el apostador. No, es una guía. Es la azienda. Ah, la. Sí. La agencia, dice. Ahí está. ¿Cómo? Sí. Bueno. Es algo físico. Es el lugar. Exacto. Es el negocio. El posto, sí. El posto, sí. El posto. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Valeria, muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Otra palabra que aprende? Estuvo practicando, bueno, ¿cómo decirle, no? Pero bueno, estuvo practicando el te amo, ¿no? Te amo. Bellissimo, sí. Brava Giuli, continua. Muy bien. Bueno, sei una brava insegnante, Valeria, no? Grazie. Professora. Bueno, muy bien. Grazie Valeria y bueno, ci vediamo il giovedì prossimo. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a voi. Muy bien. Grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci. Argentina. Ciao. Vamos. Muy bien. Ahí está Valeria también, apoyándonos. Sí. Tenemos una hincha italiana, mirá que es difícil lograr eso. La tifosa más lejana. Claro, sí.